Benvenuti a questo appuntamento quotidiano di Review delle ore 12. Siamo in diretta e siamo davvero felici e onorati di essere con voi in questo momento e trascorrere un tempo, un'ora, Dio piacendo, in diretta con la possibilità da parte del Signore di trattare, guardare, osservare una tematica nello specifico e, perché no, approfondire attraverso un insegnamento, grazie anche all'ospite che sarà collegato con noi, e un insegnamento che ci consentirà anche di osservare alcune situazioni quotidiane della vita con il punto di vista di Dio. Per questo il nostro programma si chiama Review. Il view vuol dire vista, punto di vista. Re vuol dire il nostro re, quindi il punto di vista del nostro re è appunto, è necessario comprenderlo, e per ricevere gli strumenti affinché possiamo comprendere quello che Dio vuole dalla nostra vita, quello che il Signore ci concede, le benedizioni che Egli ci conserva e quanto Egli ha stabilito per la crescita di ognuno di noi, è necessario che non ci fermiamo soltanto allo stato di bambini, ma cominciamo a crescere giorno dopo giorno come uomini fatti, uomini e donne fatte, ben costruite, ben cresciuti, anche per affrontare tematiche di varie altre profondità spirituali. Oggi parleremo però di qualcosa che è davvero importante per la nostra vita in generale. Oggi parleremo di comunicazione. Possiamo dire che la comunicazione riguarda un po' tutti, perché tutti quanti noi abbiamo la necessità di comunicare, parlare l'uno con l'altro significa appunto comunicare, e questa comunicazione, questo parlare, questo esercizio, questo gesto necessario per l'interazione sociale delle nostre persone si avvale di due principi, di qualcuno che parla, quindi emette una parola, e qualcun altro che riceve, ovvero che ascolta, che riceve il messaggio, riceve la parola. E questo è necessario, sembra basico, sembra davvero, diciamo, un concetto elementare. Dice: perché fratello Michele oggi ci parla di qualcosa di profondo e poi improvvisamente ci parla della comunicazione? Tutti comunichiamo, i bambini comunicano a loro modo, gli anziani comunicano a loro modo, ognuno comunica a loro modo, e c'è proprio necessità di comprendere come funziona la comunicazione. Ebbene sì, oggi parleremo di come riconoscere la voce di Dio. È necessario comprendere che quando parliamo, a volte anche a noi stessi, tra di noi, ma soprattutto con il Signore, è importante riconoscere quello che Dio dice alla nostra vita. Lo facciamo proprio in virtù del fatto che noi vogliamo piacere al Signore, vogliamo stare al centro della Sua volontà, vogliamo incanalarci, avviarci verso un percorso di crescita. Non c'è posto migliore in cui stare se non la presenza e l'approvazione di Dio, che è qualcosa di straordinario. Diceva Paolo a Timoteo, e anche noi vogliamo allo stesso modo sentirci approvati, ma per essere approvati dobbiamo avere insieme l'orecchio spirituale sviluppato per ascoltare se quello che arriva al nostro cuore è da parte di Dio oppure può essere da parte delle situazioni che ci circondano, a volte anche dai nostri stessi pensieri, oppure esercitati da un'influenza di qualcosa che sta accadendo forse inconsciamente nei nostri ambienti spirituali. Abbiamo bisogno di un grande discernimento, dobbiamo imparare a affinare il nostro orecchio, il nostro esercizio spirituale ad ascoltare la voce di Dio. Molti sono i programmi che hanno parlato in questo periodo di questo argomento. Abbiamo avuto anche uno studio molto approfondito nella trasmissione condotta da pastore Yitiang, il quale ha proprio parlato della voce di Dio e di riconoscere la voce di Dio. Ma oggi, e proprio in virtù della diretta di ieri, vogliamo continuare a specificare questo tema, perché sentiamo proprio il bisogno di continuare a parlare, a trattare l'argomento della comunicazione biblica. C'è però bisogno, prima di andare avanti, di prenderci insieme un buon caffè, perché noi alle ore 12 a Review facciamo così: prendiamo un caffè, ma non di quelli tradizionali che vengono dal Brasile, ma quelli che vengono dal trono di Dio, perché parliamo del caffè biblico.
Buongiorno e buon caffè biblico a voi. Alcuni anni fa feci un viaggio nella foresta amazzonica e dormii in un villaggio nel mezzo di essa. Un'esperienza straordinaria che mi porto nel cuore. Ci inoltrammo con una guida esperta, una sorta di Indiana Jones, e la potenza della natura ci investì subito. Eravamo sommersi dalla vegetazione, dai colori, dai suoni degli animali. Di notte non si poteva dormire in quelle capanne, tale era il rumore degli animali. E ricordo che una delle tante cose che mi impressionò fu il terreno soffice su cui camminavamo. Understory, ci disse la guida indicando il terreno, mostrandoci quanti strati di vita contenesse. Understory, che tradotto significa storia di sotto o sottostoria, era il nome del sottobosco terreno sopra la terra vera e propria, cioè quello strato ampio di foglie, arbusti, insetti, erbe e chissà cos'altro su cui noi stavamo camminando. Ci spiegò che giornalmente foglie, arbusti, insetti si depositano sul terreno creando strati e strati di un folto tappeto poco raggiunto dalla luce del sole, eppure vitale per la salute della foresta. L'Amazzonia ha dunque una chioma della foresta che si vede visibilmente in tutti i documentari che vediamo, è un terreno, una terra da cui germogliano gli alberi, e quel sottobosco, quella sottostoria, poco illuminata perché le fronde degli alti alberi non fanno filtrare il sole, quella sottostoria quotidiana sotto i nostri piedi a cui noi non prestavamo nemmeno attenzione. E queste tre componenti, la chioma, la terra e il sottobosco, la sottostoria, insieme rendevano l'Amazzonia quello che era, uno dei pilastri su cui si regge la salute del pianeta, il polmone del mondo, cruciale per gli equilibri climatici, custode del 10% della biodiversità mondiale. Anche in noi c'è una parte pubblica, visibile, come la chioma della foresta, a cui prestiamo grande attenzione, specie in Italia, in cui investiamo molto tempo e risorse. E c'è una parte privata, profonda, come la terra della foresta da cui partono le nostre emozioni e prendono forma i nostri sentimenti, il cuore, se così vogliamo chiamarlo, e su cui investiamo comunque molte energie, magari non bene a volte, ma lo facciamo. Ma non dobbiamo trascurare quel sottobosco, quella sottostoria tra chioma e terreno, quelle attività quotidiane apparentemente banali che sono gli arbusti, i cespugli su cui camminiamo quotidianamente e non ce ne rendiamo neanche conto. Sto parlando delle nostre piccole abitudini, le conversazioni distratte con familiari e vicini, i tragitti per andare al lavoro, le reazioni a piccoli imprevisti, insomma gli spazi normali, per così dire, tra le cose apparentemente importanti della nostra giornata. Possono non sembrare così eccitanti o cruciali da sole, ma messe insieme costituiscono una componente importante dell'ecologia di una persona. Come aiutarci a vedere e comprendere questa nostra sottostoria che raccontiamo senza spesso nemmeno rendercene conto? Nella Bibbia il saggio dei Proverbi ci invita a fare un esercizio molto semplice, che è questo: ascolta il consiglio e ricevi l'istruzione affinché tu diventi saggio per il resto della tua vita. La Bibbia ci stimola ad ascoltare il prossimo, a scorgere il consiglio, il feedback, l'istruzione che viene dall'altro, perché ci aiuterà a vederci per quello che veramente siamo, a conoscere meglio non solo il nostro aspetto pubblico, visibile, o quello privato, la parte più profonda, il nostro cuore, ma soprattutto quella sottostoria che andiamo raccontando al mondo senza nemmeno rendercene conto e che è parte essenziale di chi siamo. Dio vi guidi oggi nell'ascolto. Buona giornata. Gloria al nome del Signore, sono particolarmente benedetto da questo caffè biblico, perché dovete sapere, cari amici, che noi quando organizziamo una puntata editiamo una puntata con gli ospiti e affrontiamo un tema, non conosciamo il tema del caffè biblico, perché lo
scopriamo soltanto al mattino, quando i cari fratelli ce lo inviano per la messa in onda. Ed è straordinario scoprire che lo Spirito Santo sempre, quasi sempre, nasconde un filo conduttore. Quello di oggi non è tanto nascosto, perché ascoltare la voce di Dio in realtà è proprio il tema su cui vogliamo fondare oggi la nostra argomentazione. Come dicevo in apertura, oggi abbiamo in collegamento il pastore Alberto Giuliani, che è collegato con noi, e tra poco ve lo chiamo, vediamo se è pronto con il collegamento. E con il pastore Alberto Giuliani affronteremo un tema estremamente importante, di basilare importanza, anche per ruoli e per situazioni molto mature da affrontare nella vita. Oggi, se non sai ascoltare e se non sai comunicare, vai in difficoltà nelle relazioni. Anche con Dio è la stessa cosa. È necessario quindi metterci, come si facevano con le radio una volta, in sintonia, trovare la frequenza giusta per sentire al meglio il messaggio che il Signore vuole dare alla tua vita. Se in questo momento tu stai ascoltando e vedendo, probabilmente sei nella sintonia giusta per ricevere questo messaggio. Non mi trattengo allora in nessun secondo in più, chiamo subito il nostro pastore collegato con noi, pastore Alberto Giuliani. Vediamo se è collegato, eccolo qui. Pace e buongiorno, pastore. Buongiorno Michele, buongiorno a tutti gli spettatori, coloro che stanno seguendo Questa trasmissione. Mi fa piacere essere con voi, grazie per l'invito. Noi ti ringraziamo anche perché sei parte dei pastori che al mattino si susseguono al Caffè Biblico, quindi anche, diciamo, a forma di rappresentanza di quest'opera, che è un grande aiuto quotidiano, matutino. Le automazioni matutine sembrano essere quelle che hanno una maggiore potenza nel tempo, e voi appartenete alla mattina di molti di noi, quindi Dio vi benedica grandemente che intorno a questo lavoro. E oggi sembra essere fatto apposta, e lo è da parte del Signore, proprio questa introduzione straordinaria di Christian Nani sul discorso dell'ascolto. Oggi parleremo quindi di quanto sia importante ricevere e capire e comprendere la voce di Dio, qualcosa di meraviglioso. Ieri, sai, pastore Alberto, abbiamo proprio parlato di questo in una fase precisa dell'intervista col pastore Umberto. Ieri abbiamo affrontato proprio la necessità di comprendere il proposito di Dio per la nostra vita, ma questo presuppone che con Dio abbiamo quantomeno una comunicazione, e la comunicazione deve, appunto, come dicevo in apertura, passare attraverso un ascolto chiaro della voce di Dio. Oggi parleremo proprio di questo argomento. Io chiederei, visto che è la prima volta che abbiamo il piacere, innanzitutto ti ringraziamo per il tempo che hai preso dalle tue mille attività per stare oggi con noi, e ti chiederei, pastore Alberto, se puoi proprio brevemente presentarti, da dove sei collegato e quali sono le tue attività, in modo che per i nostri amici possiamo presentarti. Sì. Ecco. Allora, io sono collegato dalla provincia di Brescia, il paese si chiama Flero, abito a Flero, un piccolo paesino di 7.000 abitanti. Naturalmente sono un pastore, ho svolto fino a qualche anno fa anche l'attività lavorativa secolare, ma adesso curo due comunità. Ci sono, Dio mi dà grazia di curare queste due comunità, di Lumezzane, che si trova in provincia di Brescia a nord, e di Desenzano del Garda, nonché una piccola missione, si chiama Montichiari, un'altra città della provincia di Brescia. Stiamo lavorando nella provincia di Brescia con l'evangelizzazione. Ecco, io ringrazio Dio, appunto, che mi dà questo privilegio di servirlo insieme a queste comunità, insieme a questi cari credenti nella provincia, e di occuparci, appunto, dell'evangelizzazione, promuovere la parola di Dio. Questo è il nostro obiettivo come chiesa. Il Signore mi ha salvato ancora molti anni fa, ero adolescente, ho vissuto in Germania, sono nato e cresciuto in Germania, e diciamo, nella mia esperienza, diciamo così, ho avuto modo di crescere in un ambito dove mio papà, quando si è convertito, era un pioniere in Germania, un emigrato all'estero, e quando si è convertito, unendosi con altri credenti, ha svolto attività evangelistica. Infatti questo è quello che mi sta più a cuore, appunto, che l'Evangelo sia diffuso in ogni maniera, in ogni modo, e vedo che questo mezzo è particolarmente efficace
per raggiungere questo obiettivo. Quindi mi fa molto piacere questa mattina collaborare insieme a voi, appunto a questo scopo. Grazie, gloria, gloria a nome del Signore. Oggi parleremo proprio, è bello sentire anche la provincia di Brescia, queste mille attività, sono veramente molto felice, sono oltretutto insomma anche delle zone straordinarie, bellissime da visitare, Montichiari, insomma anche il Desenzano del Garda, quindi per quanti insomma sono da quelle parti possono ecco, raggiungere Pastore Alberto nelle famiglie, nella comunità che Dio gli ha affidato. Pastore Alberto, ma oggi parleremo di questa cosa così basica, sembra essere diciamo così scontato. Perché parlare della comunicazione? Qual è, da dove nasce il bisogno? Ecco, scusami la domanda con tono provocatorio, da dove nasce il bisogno di parlare ancora della voce di Dio? Sì. È un argomento molto, molto importante perché talvolta si sta lì, a volte io sento persone che veramente vogliono, desiderano, dicono: Signore, voglio fare la tua volontà, voglio fare la tua volontà. Però ecco, se non conosci Dio personalmente, come fai a conoscere la volontà di Dio? È molto importante appunto sentire la voce di Dio. Mi è piaciuto molto, Michele, la tua introduzione. Ecco, quello che hai detto è molto importante. Cioè, il fatto di comunque avere questo desiderio di conoscere la voce di Dio. E molti si domandano, si chiedono: ma come faccio? Senza così ignorando praticamente quelli che sono poi i canali che Dio ha stabilito per questa comunione. Perché Dio ci parla sempre. Dio praticamente è intorno a noi e in diverse maniere ci parla. Ci parla attraverso la natura e già la natura dice tantissimo. Se approfondiamo un attimo come siamo stati creati, quello che abbiamo intorno a noi dice già molto di Dio. E già Dio ci parla, ci mostra il suo carattere, la sua natura attraverso, scusate il gioco di parole, della natura che abbiamo intorno a noi. Insomma, il Signore già ci trasmette qualcosa. Ci sono anche dei credenti, persone che hanno fatto un'esperienza col Signore, magari inizialmente, ma che poi trascurano quei canali fondamentali per conoscere la volontà di Dio, o meglio, per sentire quello che Dio vuole trasmettere a loro. E talvolta si va in confusione, specialmente nel momento quando si devono fare delle scelte. Quando ci sono momenti di svolta nella propria vita, quando si vuole capire il piano di Dio, quello che è stato trattato anche nella trasmissione di ieri, cioè il conoscere qual è il piano di Dio per la nostra vita. È importante questo, perché vogliamo servire il Signore, vogliamo fare la sua volontà, ma come faccio a sapere la sua volontà se non gli parlo insieme? Ora, tante volte in maniera superficiale si dice: per sentire la voce di Dio devi pregare. Sì, è vero, devi pregare, ma non c'è solo la preghiera, prima c'è qualcos'altro che deve rafforzare il mezzo che devi esercitare all'interno della preghiera per sentire appunto la voce di Dio, quello che vuole dirti e che lo possa trasmettere nel tuo cuore. Ecco, questo è importante. Quindi ci sono dei canali e non voglio essere tanto così, sembra scontata la cosa, ma il primo canale è la parola di Dio, la lettura della parola di Dio, la meditazione, la riflessione. Quindi tu conosci il pensiero di Dio nel momento in cui ti accosti alla parola di Dio, e quello purtroppo spesso viene trascurato. Dio esprime il suo pensiero per l'uomo attraverso la sua parola, e poi in seguito con la preghiera, diciamo così, ti metti in contatto con Dio. Però ecco, vorrei fare un passo indietro prima di parlare di questo, perché è importante capire cosa sono quelle cose che impediscono appunto questo sentire la presenza di Dio. Cos'è che lo impedisce? Ci sono diverse cose che lo impediscono. Sapete, mi viene in mente appunto questa storia, una storia molto bella, che prendo ad esempio e che è citato in Prima Samuele capitolo 3. Lì vediamo nel versetto, appunto in questa storia del capitolo 3, vediamo questo piccolo Samuele, un giovane, Samuele, che praticamente sente durante la notte, si sente chiamare, pensando di essere chiamato dal sacerdote Eli.
praticamente subito corre da lui e dice: mi hai chiamato, signore, cosa c'è? Di cosa hai bisogno? E lui stesso, dopo diverse volte che succede lo stesso episodio, gli dice: guarda, è Dio che ti parla, si rende conto. E nel versetto 9 del capitolo 3 di Prima Samuele, leggiamo appunto che Samuele dice, cioè scusate, Eli praticamente dice a Samuele, disse a Samuele: va a coricarti e se sarai chiamato ancora dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto, poi viene chiamato ancora ed è bello, la cosa bellissima, il versetto 10 specifica una cosa molto bella, il versetto 10 dice: il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. E Samuele rispose: parla, poiché il tuo servo ascolta. Ora, questa è una storia molto, molto bella, che nella semplicità Dio vuole parlare appunto a questo cuore tenero di Samuele. Ecco, cosa impedisce, questo rapporto, con Dio che ci permette di sentire la sua voce? In Romani capitolo 3, 23 è scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Visto che siamo in questo argomento dell'ascolto, possiamo, come dire, possiamo parafrasare e dire: sono privi della capacità di ascoltare Dio. Il peccato, la separazione da Dio, la lontananza da Dio. C'è una condizione di separazione, questo non ti permette di sentire. Sapete, come dicevi all'inizio, questo discorso della comunicazione, a volte quando noi adesso ci accorgiamo, forse non ci rendiamo neppure conto che possiamo comunicarci, in questo momento ci stiamo comunicando grazie al perfezionamento dei mezzi che si sono via via sempre più perfezionati e ci permettono appunto di avere, ci permettono di avere questa comunicazione l'uno con l'altro, il WhatsApp, i social, le telefonate le facciamo in un attimo. Ecco, talvolta questa facilità con cui noi abbiamo comunicazione, crediamo che altrettanto facile possa essere quello di comunicare con Dio. In effetti Dio ha reso le cose facili, ma ci sono le condizioni. Ora, se noi prendiamo in mano il nostro telefono, praticamente diciamo: ma questo può funzionare soltanto se ci sono delle predisposizioni, sono state studiate delle predisposizioni. Innanzitutto deve avere una batteria carica perché il sistema possa funzionare. E poi successivamente, fin tanto che non acquisto una SIM card, non potrò mai avere la possibilità di poter parlare con le altre persone. Ora, questo esempio semplice quotidiano, che possiamo appunto prendere ad esempio, stessa cosa vale con Dio. Il sistema che Dio ha pensato, ha pianificato per avere comunione con Lui, non è il sistema inventato dagli uomini. Eppure nel corso dei secoli gli uomini hanno cercato in ogni modo di potersi collegare con Dio con un loro sistema, che però non viene riconosciuto, diciamo così, non può essere riconosciuto da Dio. Ci sono degli impedimenti. E come dicevo, c'è il peccato, c'è la separazione da Dio. Per peccato non dobbiamo pensare che si tratta di quegli errori che facciamo quotidianamente, ma si tratta proprio primariamente della separazione che c'è tra noi e Dio. E che appunto si chiama peccato. E Geremia lo dice: noi non potremo mai avvicinarci a Dio. Nel capitolo 17 di Geremia, versetto 9, dice parole durissime: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Cioè, praticamente l'essere umano, come dire, è impossibile che possa avere questo rapporto con Dio e quindi non può ascoltare, sentire Dio. Eppure Dio si vuole far conoscere e ha pianificato quanto necessario per avere questo rapporto interpersonale. E in che modo lo ha fatto? Innanzitutto mandando il suo figliuolo Cristo Gesù. Noi possiamo avere la giusta condizione di poter avere comunione con Dio, o meglio, connessione, permettetemi di usare questa espressione, la connessione con Dio la puoi avere se c'è Cristo Gesù di mezzo, colui che ha tolto di mezzo questa barriera di peccato.
appunto nella parola di Dio è descritto in Giovanni capitolo 1, il versetto 12 e il versetto 13 lo dice: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali, dice versetto 13, non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi c'è qualcosa che Dio deve in qualche modo immettere nella nostra vita affinché noi possiamo avere comunione con Lui, possiamo avere connessione, possiamo sentire la sua voce. Se non c'è questo passaggio, purtroppo è come avere un bel telefono, avere un bel telefono, ma che non funziona perché non ho inserito la SIM card che mi permette di avere questo contatto. E questo rapporto con Dio, questo sentire Dio, è Dio stesso che fornisce le condizioni. Non siamo noi che in qualche modo cerchiamo di costruirci qualche strumento per farlo. Se esistono tante religioni sulla faccia della terra, è perché gli uomini, sentendo il bisogno di un contatto col proprio creatore, praticamente ha iniziato ad inventarsi regole, regolamenti, leggi, modi, sacrifici per poter avere questo contatto con Dio, ma che in realtà non può avvenire con i nostri sforzi. Gesù stesso lo dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parafrasando, possiamo dire: nessuno può avere contatto, connessione col Padre se non per mezzo di me. Io sono il mezzo. Ora, una volta che si riconosce il proprio stato di bisogno, una volta riconosciuto l'unico mezzo col quale possiamo avere comunione con Dio, ecco che abbiamo in qualche modo la base per poter avere questo contatto. Ecco, questa premessa è fondamentale perché altrimenti entriamo in quelle formule mistiche, che purtroppo girano intorno a noi, che tentano, questo contatto con un qualcosa di superiore, ma non si capisce mai di che cosa di superiore, si tratta. Noi vogliamo avere comunione con Dio, parlare con Dio e sentire la sua voce. Ecco, questo per quello che riguarda le condizioni che Dio ha stabilito e che ha messo in campo. La cosa meravigliosa è questa, che il Signore ha predisposto ogni cosa. Ed è bello sapere che prima ancora che noi nascessimo, Dio ha messo in atto tutto quello che è necessario per poter sentire la sua voce. Ora, ancora al tempo, fin dall'inizio, Dio ci ha creato per avere comunione con Lui. Come dire, siamo, del resto, come un bel telefono, predisposti per essere utilizzati per una comunicazione. Sapete, i telefoni oggi fanno di tutto e di più, hanno mille applicazioni, però la cosa che ci serve è di poter comunicare innanzitutto, anche se qualcuno talvolta se lo dimentica, è vero. Però, diciamo, la predisposizione c'è già. Dio ha mandato il suo figliuolo, ha mandato Cristo Gesù per poter avere comunione con noi. A suo tempo, prima di Cristo, Dio ha sempre cercato, attraverso diversi mezzi, attraverso anche gli uomini, di parlare direttamente e trasmettere il suo messaggio. Oggi Dio lo fa attraverso tanti mezzi, grazie a Dio, ma soprattutto per diffondere questa notizia che Dio ha predisposto attraverso Cristo Gesù la possibilità di potergli parlare insieme. Non è cosa da poco, è un miracolo che Dio vuole compiere nella nostra vita. Come dicevo, appunto, la condizione qual è? Gesù, parlando, appunto, parlando ad un uomo che era un religioso, che fino ad allora, fino a quel momento che prima di incontrare Gesù, praticamente era di quelli che cercavano di costruire con i propri mezzi, la comunione con Dio, Gesù lo dice chiaramente. Sto parlando di Nicodemo. Quando si rivolge appunto a Gesù, praticamente desidera sapere qualcosa. Gesù, conoscendo il suo cuore, gli dice semplicemente questo: in verità ti dico, Giovanni 3, versetto 3, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio, non può sentire la voce di Dio, perché c'è un impedimento. Quindi, bisogna che nasciate di nuovo, dice Gesù. Se non c'è
questa cosa che Dio stesso crea nel tuo cuore, non puoi sentire la voce di Dio. Una volta che questo è avvenuto, dopo bisogna naturalmente coltivarlo. In che modo? In che maniera? Cos'è quell'elemento, quella cosa, quello strumento, per meglio dire, che mi permette di sentire la voce di Dio e che mi permette di parlare con Dio, quindi di acquisire le informazioni che Dio mi fornisce? Come abbiamo detto, innanzitutto la parola di Dio. Quella l'abbiamo a portata di mano, la possiamo ottenere, la possiamo ricevere e in qualche modo dobbiamo iniziare a leggerla per capire il pensiero di Dio. Ma poi chi compie quest'atto della nuova nascita, che appunto è descritto nel capitolo 3, versetto 3 di Giovanni, ecco, chi lo compie è lo Spirito Santo. Gesù lo spiega a Nicodemo. Questo avviene per mezzo dello spirito, tu nasci per lo spirito. Ecco la famosa SIM card che mi permette di avere comunione con Dio e di percepire la sua volontà e di comprendere quello che Dio mi vuole dire personalmente. Ecco, perché questo possa avvenire, però, serve che ci sia un'azione nella quale io debbo collaborare con Dio. Qual è questa azione? L'azione nel quale Dio vuole appunto compiere l'atto di salvezza, vuole compiere quest'atto della nuova nascita, vuole imprimere dentro di me questa nuova natura che mi permette di avere comunione con lui. E qui naturalmente mi devo predisporre. Come abbiamo detto prima, l'essere umano è privo della gloria di Dio, quindi deve riconoscere prima di tutto il proprio stato, deve riconoscere la situazione in cui si trova. Confessare davanti a Dio, dire: Signore, io non ce la faccio, non so come dirlo. Sapete, trovo a volte così sorprendente il fatto che ci sono persone religiose che magari recitano le loro preghiere, molto spesso sono lì che in qualche modo sollevano il loro sguardo, fanno qualche affermazione, ma non sono in grado di parlare con Dio, di pregare, hanno bisogno di recitare. Perché c'è bisogno di recitare? Perché in qualche modo non sentono questo contatto. Tu devi recitare quando devi imparare a memoria una recita, un qualcosa, perché comunque non senti dall'altra parte un ritorno. Ecco, Dio ha risolto questo problema. Tu puoi avere comunione con Dio, parlare insieme a Lui nel momento in cui lo Spirito Santo dentro di te stabilisce questo contatto. Ecco, come dicevo, ci sono queste condizioni. La prima è quella di accostarsi alla parola di Dio e di ammettere il proprio stato e dire: Signore, salvami, Signore, cambia la mia vita e metti dentro di me quello che serve per poterti sentire. La seconda cosa è appunto quindi fare una preghiera spontanea. Poi l'altra cosa è quella di cercarlo con tutto il cuore. Come abbiamo letto prima in Giovanni, capitolo 1, versetto 12, riceverlo nel proprio cuore e dire: Signore, io so che tu sei morto sulla croce per me, io accetto questo sacrificio, ammetto il mio bisogno, mi voglio rendere conto di aver sbagliato fino adesso, di aver fatto tutto il contrario di quello che la tua parola dice, ma adesso voglio cambiare direzione e mi rivolgo verso di te. Quindi l'aiuto di una buona chiesa nelle vicinanze, di incontrarsi con dei fratelli, farsi aiutare da questi appunto per essere incoraggiati, usufruire quindi anche dell'esperienza di altri che hanno conosciuto il Signore è un buon consiglio, ma soprattutto un rapporto personale con Dio tramite la parola di Dio e la preghiera spontanea. Signore, riempi il mio cuore, lava il mio cuore da questa separazione da te e permettimi di sentirti, voglio sentirti. C'è un episodio, voglio raccontarlo ed è molto simpatico. Quando ancora lavoravo molti anni fa in un'officina meccanica e ricordo era venuto un ragazzo, un apprendista a lavorare insieme a me. Un ragazzo molto semplice, credo che non era mai uscito prima dalla Sicilia, dal suo paese, ed era venuto al nord per lavorare e l'ho incontrato. E mi ricordo, quando ebbi occasione di potergli testimoniare, di parlargli, lui mi confessò un bisogno. Mi ha detto: Sai, dice, mi sento tanto solo, mi manca la mia famiglia.
e mi sento davvero solo e non so a volte con chi parlare, a volte parlo con me stesso. Io lì gli regalai un Nuovo Testamento, gli ho detto leggilo, leggi magari una porzione di questo libretto che ti do e poi fai questa preghiera, Signore, fammi compagnia, semplicemente. Il giorno dopo arrivò e mi disse, Alberto, guarda, io ho fatto quello che hai detto, ma mi sono accorto una cosa, quella cosa a cui mi sono rivolto mi ha fatto piangere come un bambino e non ho più smesso di piangere. E poche parole, io gli ho detto, dice, come mai mi fa piangere? Io ho detto, semplicemente perché dentro di te è successo qualcosa, sei entrato in contatto con Dio. E adesso puoi continuare questo tuo rapporto. E lui, come dire, ebbe questa rivoluzione dentro di sé che neanche lui riusciva a capire, iniziò a piangere, ma non era un pianto di dispiacere, in qualche modo sentiva una presenza incredibile che lui stesso non riusciva a spiegarsi. E io ho detto, questo è il modo con cui Dio ti parla, ti fa sentire l'emozione della sua presenza e in qualche modo lo percepisci, sai che è lui che ti parla. Insomma, voglio dire che non è poi così difficile. Gesù prende l'esempio dei bambini, no? Soltanto a chi assomiglia a loro è degno, del regno dei cieli. Ecco, noi dobbiamo con semplicità accostarci a Dio e dire, Signore, voglio questa comunione. È bello la storia di Samuele, molto carina, perché si tratta di un ragazzo, di uno, insomma, non aveva esperienza. Eli, che aveva esperienza invece, aveva perso questa connessione con Dio, mentre invece nella semplicità Samuele si sente chiamare. Ora, in effetti, Eli gli ha detto appunto le parole giuste, devi dire, parla Signore, il tuo servo ascolta. E lì poi Dio gli rivela, gli parla nel cuore. Dio parla nell'intimo del nostro cuore. La cosa bella è che quando Dio parla, tu sai che ti sta parlando Lui. Se tu hai un cuore sincero, Lui ti parla direttamente al tuo cuore e ti fa capire attraverso la sua parola, attraverso circostanze, attraverso, come dire, talvolta anche altre persone. Tu capisci che è Dio che parla. Purtroppo, essendo in questa natura, siamo parecchio distratti. Ci sono tante voci intorno a noi, tanti interessi, tante cose. Gesù dà un consiglio molto semplice. Chiuditi nella tua cameretta, in quel luogo segreto, e in qualche modo chiedi al Signore, apri il tuo cuore, esprimi i tuoi dolori, le tue delusioni, quello che ti pesa nel cuore, quello che desideri. Praticamente vai alla sua presenza e poi lui ascolta la tua voce e risponde alla tua preghiera. Quindi l'elemento fondamentale per sentire la voce di Dio, ripeto, i canali più importanti, sono questi: la parola di Dio, la sincerità di cuore, ammettere il proprio stato e quello di mettersi in quello stato di attenzione. Ecco, e di percepire quello che il Signore vuole trasmettere al cuore. Insomma, questa è una prima parte fondamentale che così voglio comunicare e che è importante. La parola di Dio ci dà queste istruzioni per avere comunione con Lui. Naturalmente, poi un credente che già ha fatto questa esperienza dovrebbe coltivare questo rapporto. Giorno per giorno deve coltivarlo, deve ricercarlo, deve mantenerlo. In che modo? Cioè, praticamente Dio ci chiama a ricercarlo e a imparare a conoscere per esperienza quale è la sua volontà. Ed è fondamentale che questo avvenga, che ci sia quel rapporto, diciamo, così intimo, così costante. Che praticamente ci fa conoscere il Signore pienamente. In Romani capitolo 12, versetto 2, dice: non conformatevi a questo mondo, cioè non siate distratti dalle cose di questo mondo, non vi conformate al pensiero, al modo di fare del mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, cioè ogni giorno esercitate la vostra mente alla volontà di Dio affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
Quindi sentire la voce di Dio significa proprio conoscere la sua parola, conoscere appunto la sua voce, saperla riconoscere interiormente e praticamente coltivarla giorno per giorno. Ora, spero di non aver messo insieme troppe cose, che sia ben chiaro quello che... Assolutamente sì, tutto chiarissimo, assolutamente sì, anche perché hai approfondito e lanciato l'argomento anche dando dei consigli pratici che in realtà erano, era quello che volevamo ricavarne poi alla fine, da un cuore rigenerato, la necessità di una nuova nascita, un cuore ristabilito, quali sono i consigli pratici, li hai dati, sono estremamente importanti e quindi è necessario oggi anche comprendere che bisogna zittire. Tutto quello che c'è intorno, perché abbiamo bisogno di vedere Dio all'opera e ascoltare la sua voce nei sistemi, nei modi, proprio come hai consigliato, Pastore Alberto. E vedevamo proprio la necessità di tutto ciò, anche perché viviamo, questa è una domanda che vorrei sottoporti. Abbiamo questa sensazione sempre di una società senza identità, con questa fluidità anche nella identificazione, nel pensiero, un po' come sballottati dietro alla notizia che ha maggiore corpo. E questa attitudine, questo modo di fare, questo modus operandi sta entrando anche nella mente del credente, il quale si fida e si appoggia con molta probabilità più facilmente al contesto cristiano nel quale si trova, piuttosto che invece alla voce di Dio stessa, perché a volte proprio si scambia anche forse la voce di un uomo di Dio con quella di Dio, perché potrebbero essere anche differenti, perché lo ricordiamo ancora una volta, Dio ha un piano sì macro, un piano e uno scopo generale, ma anche uno scopo micro, ovvero per te caro amico, cara amica, Dio ha uno scopo preciso. Ha nelle sue mani già una chiamata specifica ed è necessario che tu riceva questa parola in modo chiaro. Quindi è importante, con questo concludo la domanda, ricevere le indicazioni da Dio per definire la propria identità spirituale. Alleluia. Sì, allora l'identità spirituale, vedi, è molto importante che noi acquisiamo, hai detto bene, hai fatto bene a sottolinearlo, che noi dobbiamo ascoltare con tutto il cuore quello che Dio ci deve, ci vuole dire. Chiaramente Dio si usa di diversi canali. C'è un passo molto bello, in Prima Corinzi capitolo 2, i versetti che vanno dal 9 all'11. C'è questa considerazione dell'Apostolo Paolo quando dice: ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano, per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora, dobbiamo, diciamo così, poggiare la nostra vita cristiana innanzitutto su quello che Dio ci dice. Ecco perché abbiamo, detto che è importante sentire la voce di Dio. Però il Signore non ci parla soltanto attraverso un canale. Ecco, hai detto bene, perché se io ascolto una buona predicazione della parola, il Signore mi parla ed è buono tenere presente quello che Dio mi ha detto. Magari sono in chiesa, ascolto una parola, una meditazione della parola. Ottimo, c'è il calendario biblico che mi dice qualcosa, c'è la parola, la mia meditazione personale, questo è fondamentale, lo voglio sottolineare, una cosa che viene trascurata tra i credenti, tra coloro che hanno fatto un'iniziale esperienza, viene a mancare la lettura sistematica della parola di Dio, la meditazione, la riflessione personale. E quando viene a mancare questo, ci si poggia soltanto su un canale piuttosto che un altro, e questo è sbagliato e soprattutto rischioso. Se io voglio sentire la voce di Dio,
Il Signore mi parla attraverso più canali, può anche usarsi delle circostanze, come dicevo, può anche usarsi di situazioni nelle quali il Signore mi sta indicando una strada. Questo è molto importante che io abbia le idee chiare. Vedete, è molto importante che consideriamo che la parola di Dio poggia molto quando parla al credente che dice devi sentire la voce di Dio, è indispensabile la guida dello Spirito Santo. Quando Gesù annunciò ai discepoli che se ne sarebbe andato via da lì a poco, che avrebbe dovuto soffrire delle cose e poi sarebbe andato via, sarebbe tornato al Padre, i discepoli erano molto tristi, dicevano adesso chi ci parla poi, chi porta avanti, diciamo così, il programma. Fino adesso Gesù ci sei stato tu, ma adesso chi resta con noi? E nel capitolo 14 di Giovanni Gesù lo dice, io vi mando un altro consolatore, io pregherò il Padre, versetti 16 e 17, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre. Poi dice lo spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Egli, insomma, io definisco, come dire, questo consolatore, il nostro allenatore, il nostro coach spirituale, che ci indica la verità. Ecco, lo Spirito Santo è importante e lui utilizza diversi canali, appunto l'ascolto della parola di Dio, la meditazione personale. Anche la mia preghiera, nel quale dico, Signore, rivelami la tua volontà. Ecco, attraverso diversi canali il Signore ci parla. Ora, talvolta succede che ci sono delle persone che esternamente, fuori diciamo, dal nostro ambito, magari ci dicono, sai, ho una parola per te, ti voglio incoraggiare, Dio mi ha, come dire, rivelato, mi ha detto un qualcosa per te. Per carità, non voglio dire che sia un male, però voglio verificare. E soprattutto devo chiedere a Dio, devo chiedere al Signore, Signore, confermami se questa parola viene da te. E vi assicuro, il Signore sa come parlarci. Lui ci ha creati, quindi sa qual è il mezzo migliore per far arrivare al nostro cuore, alla nostra mente, al nostro cuore, è la sua parola. E quindi dobbiamo essere attenti. Quindi, ripeto, quello che conta è questo rapporto intimo con lo Spirito Santo, che in qualche modo ci permette di avere le idee chiare di ciò che Dio volge alla nostra vita. In particolare, collegandomi al concetto del piano di Dio, Dio ha un piano per la nostra vita. Però noi dobbiamo legarci a questo piano, intanto chiedendo al Signore, Signore, qual è la tua volontà? Cosa desideri per me? Qual è il tuo piano per la mia vita? Questo vale per tutti, non vale solo per chi ha un ministero o per chi deve svolgere qualche missione particolare, ma vale per tutti. Qual è il tuo piano per la mia vita? Se non ricevi le dovute istruzioni, praticamente non lo saprai mai. Ecco, lo Spirito Santo ci guida attraverso diversi canali per rivelarci questo piano di Dio ed è importante sapere ascoltare. C'è un passaggio, appunto, nella Bibbia, in Romani 8, versetto 14, dice: infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio. Come faccio ad essere guidato dallo Spirito di Dio se non lo sento neppure? Ecco perché ho fatto quella premessa all'inizio. Se non c'è la nuova nascita, se non hai permesso al Signore di entrare nella tua vita, non puoi neanche percepire questa guida. Ma una volta realizzato il rapporto con Dio, nella tua vita, ecco che è lo Spirito di Dio che gestisce, diciamo così, la comunicazione, tua personale con Dio. È qui che tu acquisisci quell'identità giusta, acquisisci le istruzioni, acquisisci quello che ti serve per poter andare avanti nelle vie del Signore. C'è un passaggio molto bello, sempre nel capitolo 8, di, Romani, quando appunto l'Apostolo Paolo dice che lo Spirito di Dio attesta, conferma al nostro spirito che siamo figli di Dio. Questo è importantissimo. Se non c'è lo Spirito Santo che continua a confermarci che siamo figli di Dio, andiamo in pallone, cioè rischiamo
di fare quello che fanno i religiosi, cercare di conquistare il regno di Dio con i propri sforzi. Ecco, mentre lo Spirito Santo attesta, conferma nel mio cuore che sono un figlio di Dio, ci attesta e ci conferma anche la volontà di Dio. Insomma, è bello che lo Spirito Santo, come dicevo nel capitolo 14 di Giovanni, Gesù ce lo presenta, il Consolatore. Che è con noi, ci guida in tutta la verità del conoscere il volere di Dio. Ecco che la voce di Dio la sentiamo perché lo Spirito Santo ci permette di comprenderla, di capirla attraverso questi diversi canali. Signore, aiutaci, gloria al nome del Signore. Abbiamo proprio bisogno Amen. di soffermare la nostra attenzione su quanto il Signore vuole dalla nostra vita. Dicevo, condividevo qui con la redazione mentre ti ascoltavo, Pastore Alberto, che Dio ci ha fatto dei credenti, noi siamo dei credenti e non dei creduloni. La voce del Signore si manifesta nella nostra vita attraverso proprio la guida dello Spirito Santo. Questo è il motivo preciso per cui hai inviato e c'è necessità di sperimentare una pienezza dello Spirito Santo nella tua vita. Perché la via spirituale, la strada, il percorso di crescita e di vicinanza, di intimità, di relazione con Dio è pieno di insidie spirituali che tu non puoi riconoscere se non sei ripieno, ripiena dello Spirito Santo. Se in questo momento stai vivendo forse una vita anche abbastanza basata, come dire, anonima, una vita, come dire, regolare, senza troppi intoppi, oramai equilibrata da così tanti anni, non fai più nessuna esperienza, vivi in una sorta di religiosità e ti sei anche accomodata nel dire io sono una figlia di Dio, Dio mi ha promesso l'eternità, sto a posto. Ecco, questo è il momento probabilmente che ti fai qualche domanda, perché è necessario che fin quando abbiamo gli occhi aperti in questa vita, dobbiamo continuare a crescere. E la crescita richiede costantemente un'intimità e una conversazione con Dio, che è composta non solo da gesti rituali, che possono essere quelli liturgici, di recarsi in chiesa e di fare le preghiere a degli orari precisi, per il pranzo, per ringraziare il Signore, gloria a Dio per queste abitudini che, come dicevamo all'inizio, hanno un grande potere nella nostra vita, nella nostra autonomia e automazione quotidiana, ma è necessario che come noi svolgiamo i nostri momenti liturgici, chiamiamoli così, quotidiani, è necessario anche che noi conversiamo con Dio e conversare significa parlare e ascoltare. Fin quando noi abbiamo una conversazione costante con Dio, non importa quanti anni di fede hai, puoi avere 10 giorni di fede piuttosto che 10 anni o 50 anni di fede, significa che sei al centro e in marcia. Sei in marcia verso Gerusalemme, verso la beata Gerusalemme che stiamo attendendo. Ringraziamo il Signore per questo tempo passato insieme. Pastore Alberto, è stato bellissimo affrontare questo tema insieme questa mattina, anche perché sentiamo tutto quanto il bisogno e l'esigenza che il Signore veramente ci dia le indicazioni. Proprio come è scritto in Isaia, ti sussurrerò all'orecchio a destra e a sinistra, dove dovrei andare. Noi vogliamo proprio vedere e sentire queste indicazioni chiare nella vita. Forse non le stai vivendo e forse non è il momento in cui devi vivere le indicazioni chiare di Dio, ma io voglio prendere una sfida questa mattina con te che ci stai ascoltando. Costringiamo il Signore a darci le indicazioni. Diciamo: Signore, io non mi muovo, voglio le indicazioni da parte tua, proprio come faceva il popolo di Israele, il quale quando si muoveva la nuvola si smontavano le tende e camminavano, quando si fermavano anche loro. Questo è veramente un grande elemento importante, la dipendenza dalla voce di Dio. È un esercizio importante perché possiamo fare tutte le esperienze straordinarie del mondo, ma se ci sganciamo dalla comunicazione con Dio, abbiamo un'autonomia molto limitata, come la batteria del cellulare a cui faceva riferimento il pastore Alberto. Quindi è necessario rimanere agganciati a questa fonte di energia per la nostra anima, che è la comunicazione con Dio, la voce di Dio, come dice il Salmo, alleluia, e tuona,
potente, al di sopra del diluvio. Dio regna sovrano, quindi coraggio. È necessario che oggi, se non sentiamo più la voce di Dio, ci mettiamo in comunione e chiediamo al Signore con tutto noi stessi, come se fosse il più grande desiderio, il più grande bisogno che oggi abbiamo nella nostra giornata, togliendo via tutti gli altri bisogni e necessità. Signore, voglio sentire la tua voce. Questo deve essere il nostro grido. Dio risponderà. Vedrai che Dio risponderà. Noi siamo anche felici di raccogliere le vostre testimonianze a questa preghiera col cuore, perché avremo proprio tanto da raccontare. Dio parlerà al nostro cuore. Ringraziamo il pastore Alberto, grazie. Dio benedica le missioni che ti ha affidato, le chiese, le famiglie e tutti i membri che Dio ha messo alla tua cura. Dio ti benedica potentemente, pastore Alberto, ancora di più per come lo sta facendo già. Grazie, grazie veramente di cuore anche per questa opportunità che mi avete dato. Vorrei dare un ultimo consiglio, se mi permetti. Grazie, certo, assolutamente. Certamente. A coloro che hanno ascoltato fino adesso, voglio dire, un manuale che trovo essere perfetto è il capitolo 15 di Giovanni, Evangelo di Giovanni, dove Gesù dice: dimorate in me. Alleluia. Dimorate in me. Ecco, lì c'è proprio il manuale per riuscire a sentire la voce di Dio. Alleluia. Capitolo 15 di Giovanni, da leggere e meditare in profondità. Vi ringrazio ancora, davvero Dio vi benedica, e che possa davvero esserci sempre più persone che sappiano ascoltare. Alleluia. La voce di Dio. Amen. Grazie, grazie di cuore. Ancora benedizioni abbondanti sulla tua vita. Grazie anche per questo ultimo preziosissimo consiglio. Gloria al nome del Signore. Vi ringraziamo, cari amici, è stato bello. Quindi subito dopo la nostra diretta corriamo subito a leggere il capitolo 15 di Giovanni, che è importantissimo che rimanga nel nostro cuore. Intanto il nostro tempo è esaurito e vi ringraziamo di cuore per aver seguito oggi la diretta di Review. Siamo sicuri che il Signore ha parlato al vostro cuore e vi do un appuntamento preciso per lunedì prossimo, che a Dio piacendo avremo ancora una puntata di Review alle ore 12. Cominciate a segnare questo appuntamento nella vostra agenda, perché pensate un po', parleremo con un pastore messianico e lo avremo in proprio, trasmetteremo un'intervista che abbiamo avuto con questo carissimo ospite, col quale abbiamo proprio intrattenuto una bella chiacchierata intorno a quanto il suo nonno diretto ha vissuto nella Shoah. Quindi siamo stati molto edificati, il pastore Miki, vi svelo solo il nome, non potrò dire altro perché la sua identità deve rimanere, a causa proprio del passato del suo nonno, deve ancora rimanere anonima, ma vi consiglio vivamente di segnare questa data nel vostro calendario. Lunedì alle ore 12 a Review avremo un'intervista al pastore Miki, il quale ci racconterà grandi cose e come il Signore sta chiamando molti del popolo di Israele a riconoscere Yeshua, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi appuntamento. Quindi a presto. Dio vi benedica.